Allora, iniziamo a dire qualcosa sul perché ho scelto questa moto. Allora, io la mia storia motociclistica inizia 11 anni fa, quando comprai una Honda CBF 125. 11 anni fa era ancora alto 1,94 m e pesavo ancora pesavo già 100 kg, quindi era per me quella moto era come un triciclo. Non so perché l'ho comprata, perché io volevo prendere uno scooter, ma insomma andai al concessionario della Honda e la vidi, mi piacque, me la presi, insomma. E la 125, allora non avevo la patente A, quindi non potevo prendere altre moto di più grande cilindrata, quindi niente. Ma grazie a quella moto ho iniziato a sviluppare una certa passione per le moto, per i viaggi in moto. Quella moto l'ho avuta per 4 anni, l'ho sfondata prima di prendere la patente A2, perché poi nel frattempo nel 2013 già c'erano regole diverse per la patente, e quindi l'A2 ti permette solamente di portare moto fino a credo 47 cavalli, una cosa del genere. E quindi da lì presi ancora un'altra Honda, la CB500X, che è una moto trail del segmento della patente A2. Vediamo se sto camion, dai, fanculo, sto aspettando 3 anni per passarla. E niente, la CB500X che l'ho portata per 7 anni, grande moto, grandissima moto. Io non l'avrei cambiata per niente al mondo, però purtroppo anche lì, memore del fatto che avessi preso una 125 all'inizio, presi una 500 e, ma comunque era ancora piccola per me. Tenete conto che quella moto, quando l'ho presa nel 2013, era il primo modello, il primo o il secondo modello, e non aveva ancora la ruota davanti da 19 pollici, ce l'aveva da 17, quindi l'altezza dal suolo era ancora bassina, stiamo parlando di 80 cm dal suolo. Per farmi un'idea, questa qui dal suolo sono 870 centimetri, scusate, 875 millimetri dal suolo. Praticamente io da seduto metto i due piedi per terra e mi alzo ancora, mi alzo un po', però diciamo che va bene. Potrebbe ancora essere ancora un po' più alta, l'avrei preferito ancora un po' più alta, ma comunque va bene. Invece la CB500X dal suono erano 800 mm e mi alzavo e praticamente sotto il mio culo ci passava un treno, e quindi la posizione di guida non era della più comoda che ci possa essere sul mercato, almeno per me. Per uno che è alto 1,70, 1,75, anche 1,80 va bene, ma per me no. Comunque
per 7 anni l'ho portata e ci sono divertito un sacco, ho fatto anche viaggi molto lunghi di 2-3 mila chilometri e niente, alla fine l'ho venduta e l'ho venduta per credo 3.500 euro, pagata 6.000 dopo 7 anni, insomma. Forse potevo venderla per un po' di più, ma comunque non è un malaccio, dai. La moto era ben conservata, c'era da fare qualche piccolo ritocchino, tipo tirare la catena e una revisione, perché l'ultima revisione l'avevo fatta tipo un anno fa. Insomma, 22 ottobre, il giorno stesso che l'ho venduta, o forse il giorno dopo averla venduta, sono andato a provare questa moto, anzi non questa, perché questa è l'Adventure, sono andato a provare quella normale, la GS normale, e praticamente è la stessa moto, è solamente che ha un deposito più piccolo da 15 litri, questa ne ha 23, e quindi è molto meno apparatosa, molto meno voluminosa. Stiamo arrivando al Munieca. La provai, stesso motore, stessa ciclistica più o meno, comunque non lo so, non mi diede una sensazione di cambio radicale dalla 500 che avevo a quella, perché comunque era ancora una moto un po' piccola per me, almeno per me. La Adventure non l'avevano lì, però ho detto, ma se questa mi va ancora bene, penso che l'Adventure possa essere una buona moto per me. L'avevo vista in foto, non l'avevo mai vista dal vivo. Questa tra l'altro è la prima volta che l'avevo dal vivo, è proprio nel concessionario quando me l'hanno data. Però dai, penso che non ho fatto una scelta sbagliata. Però prima di arrivare a questa moto ero indeciso, c'erano varie moto che mi piacevano, una di queste era la Suzuki, il V-Strom 1000. Ne avevo visto uno di seconda mano con 2 anni e 40.000 chilometri sui 9.000 euro, credo. Però non me la fecero provare, era di un concessionario che non me la fece provare, quindi ho detto no grazie. Moto di seconda mano bisogna provarle sempre, perché non si sa mai cosa ti possano dare, e almeno farmi fare un giro penso che non stia chiedendo la luna, no? Quindi niente, seconda mano Suzuki V-Strom 1000, no. Nuovo non, cioè, era troppo, cioè, andavo sui 15.000 euro pure di più, già questa costa troppo. Comunque adesso stiamo ad Almuñécar, abbiamo fatto la rotonda, adesso faremo la carretera della Cabra, che si prende da qui a destra, e da qui non lo sembra, ma da qui si va a Granada, e adesso vedrete una delle strade più belle da fare in moto di tutta la Spagna, secondo me. E non sembra, ma la stiamo proprio iniziando qui.